collare di questo anno rotariano che porta un'etta dopo che Rosanna avrà messo quella di presidente. Passaggio del martelletto nel Rotary Club Ginosa la terza, Cantore il nuovo presidente. Tanta l'emozione dell'ingegner Francesco Cantore che ieri sera alla presenza dei soci rotariani, di amici e parenti è diventato ufficialmente il nuovo presidente del Rotary Club Ginosa la terza 2023-2024 con il rituale passaggio del martelletto, succedendo così a Rosanna Maddalena. Subito dopo il nuovo presidente ha presentato la sua squadra che lo aiuterà durante l'anno. Sarà, come ha dichiarato il nuovo presidente, un anno pieno di progetti e mi muoverò in continuità con la tradizione del Rotary Club Ginosa la terza, portando avanti i progetti più rilevanti ma nello stesso tempo presentandone altri nuovi e fondamentali per le due comunità Ginosa e la terza. È iniziato ufficialmente il cammino della mia presidenza del Rotary Club Ginosa la Terza per l'anno rotariano 2023-2024. Sarà un anno molto impegnativo perché secondo la visione che ho voluto dare a tutto il club, ai soci, al mio direttivo, ai presidenti di commissione, deve essere l'anno della svolta per un club che ha 5 anni di vita, che ad un momento diciamo dove richiede una svolta decisa per diventare adulti, cominciare almeno a diventare adulti. Abbiamo due sfide importanti da vincere quest'anno. Dobbiamo vincere la sfida di far crescere il club, di farlo crescere numericamente con nuove affiliazioni che diciamo vadano ad arricchire le professionalità già presenti nel club, arricchendole di nuove professionalità. Dobbiamo vincere la sfida di diventare un punto di riferimento per le nostre comunità. Il Rotary ha già una grande reputazione presso la nostra comunità come un'associazione di persone che fanno le cose, persone che fanno azioni e progetti che lasciano un segno indelebile nella comunità, migliorandone la vita, migliorando tante situazioni di difficoltà che le nostre comunità si trovano a vivere. Ma dobbiamo essere ancora più incisivi. Per esserlo il club deve diventare più forte, più operativo. Ecco perché io ho deciso da quest'anno che deve essere dato grande impulso alle commissioni di club, perché le commissioni sono uno strumento molto importante che serviranno a rendere i club operativi in tutto il territorio. Sarà un viaggio che non farò da solo, sarà un viaggio che sarà accompagnato innanzitutto dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo da me nominato, composto dal segretario Vincenzo Pavone, dal prefetto Maria Rosaria La Terza, dal tesoriere Anna Maria Fanigliulo, dal vicepresidente Deborah Panettieri e dai consiglieri Enzo Galante, Cinzia Tamburrano, e dal presidente dell'anno precedente, che è un membro di diritto, che è Rosanna Maddalena. Il tutto col supporto dei presidenti di commissione. La commissione effettivo, presieduta dall'amico Sandro Leccese, la commissione immagine pubblica, presieduta da Francesco Giannico, la commissione Rotary, presieduta da Massimo De Luca, la commissione progetti, presieduta da Tiziana Latorre, a cui si aggiunge una nuova commissione che ho istituito quest'anno, la commissione rapporti con la scuola, presieduta da Maria Rosaria La Terza, e infine l'apporto molto importante sempre di Massimo De Luca, anche nella veste di istruttore di club.